sottopasso, questo è il sottopasso di via Capponi, eccolo, questo è il sottopasso di via Capponi, in fondo a via Capponi, è una cosa vergognosa. A 24 ore dal nubifragio che ha colpito la città di Arezzo, peraltro neanche dei più violenti, tutto sembra tornato alla normalità. Il sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli attribuisce al sistema fognario non adeguato le maggiori responsabilità di quanto accaduto. È nato nel dopoguerra con dei criteri di progettazione e di dimensionamento adatti al, usiamo questo termine un po' buffo, modo di piovere di allora. Oggi piove in maniera diversa e quindi quei sistemi fognari sono decisamente insufficienti. È evidente che l'integrazione è possibile, ma è molto complessa perché il sistema fognario passa sotto la città, cioè raccoglie tutto quello che piove nelle strade cittadine, nei tetti, e viene convogliato in questi collettori che evidentemente sono insufficienti. Il problema esiste dal centro storico, dove in zona Sant'Agostino si sono visti invadere case e negozi da un fiume di fango. A via Capponi, una traversa di via Romana, l'asse che ricollega Arezzo alla Val di Chiana, dove da anni i cittadini chiedono risposte. Quando si allaga il sottopassaggio non sbocca l'acqua da nessuna parte, anche questa ci arriva tutta in casa. Cioè, nel 2004 noi avevamo 1,5 metri di acqua in casa con tutti i mobili che ci galleggiavano. Dal 2004 a oggi, che siamo nel 2017, non hanno fatto assolutamente niente per migliorare la situazione.